Ciao a tutti amici League, sono qui con Edoardo della squadra Leones Negros. Oggi avete pareggiato con la squadra squadretta. Secondo te, diciamo, la partita com'è andata? Cosa potevate fare in più? No, è stata una bella partita, abbiamo giocato bene noi, hanno giocato bene loro. Se loro giocano bene, noi potevamo sfruttare qualche occasione in più. Purtroppo siamo andati in svantaggio sul 2-1, il secondo tempo abbiamo provato a recuperarla. Vabbè, pensiamo alla prossima partita. Va bene, grazie, fino alla prossima. Nulla.
Cipolla della squadra di Cipollabas. Allora, oggi avete vinto nuovamente con un punteggio di 104 contro il Zonticaio. Cosa ne pensate della partita di oggi? È stata una bella partita, giocata bene penso da entrambe le squadre, però quando noi poi stiamo 4-1 non possiamo prendere il gol, non la possiamo riavere, perché queste cose le paghi quando sei poi ai quarti più avanti, le paghi, quindi grave pecche nostre. Meno male siamo usciti a vincere, ma non è stata una grande prestazione. Va bene, grazie mille, ciao Simo. Grazie, ciao. Ciao a tutti amici League, allora oggi per la prima volta c'è stato qualcuno che si è voluto fare intervistare spontaneamente. Allora, cosa ne pensi della partita di oggi? Cosa ne penso? È stata una partita combattuta. Faccio i complimenti agli avversari perché sono stati capaci di vincere. Faccio i complimenti anche alla mia squadra perché fino all'ultimo non abbiamo mollato. Io ci tenevo a ringraziare tutti i miei compagni di squadra e volevo dire com'è bello il calcio. L'anno scorso ero in finale, quest'anno purtroppo ho fatto il record negativo di 12 sconfitte di fila. Quindi ci tenevo a dire questa cosa, datemi un premio, una medaglia. Ringrazio a Peppe che ha organizzato tutto, ringrazio voi e speriamo l'anno prossimo che ci sia ancora Premier League. Va bene, grazie mille, ciao! Ciao.